La dietamina a digiuno. La dietamina a digiuno è un protocollo alimentare ideato da Walter Longo. Caratterizzato da una durata di 5 giorni, il regime di Longo consente di perdere peso e, nel contempo, di ottimizzare il rinnovamento cellulare e la prevenzione di patologie quali l'Alzheimer e il diabete di tipo I. Basato su un deficit calorico pilotato che fa in modo che il corpo reagisca come se si stesse digiunando. La dietamina a digiuno ha delle specifiche indicazioni riguardanti l'apporto calorico. Quest'ultimo deve rientrare nelle 1150 calorie quotidiane per il primo giorno e nelle 800 per quelli compresi tra il secondo e il quinto. Per quanto riguarda gli alimenti ammessi, nel menù troviamo innanzitutto verdure cotte crude, si può spaziare e prendere in considerazione le verdure a foglia verde, la zucca, i cavoli, le carote eccetera, da condire con olio extravergine a crudo. Lo schema della dietamina a digiuno, diffuso da Walter Longo dopo anni di studi clinici, prevede inoltre l'eliminazione delle proteine animali, caratterizzate da una correlazione diretta con l'incremento dell'ormone IGF-1 e con il rischio di aumento del diabete di tipo I e patologie cardiovascolari. La dietamina a digiuno che vi farà perdere peso. La dietamina a digiuno che vi farà perdere peso. Sono invece consentite le proteine vegetali, in particolare quelle provenienti da cereali integrali e da legumi secchi. Si può consumare il pesce, ma facendo molta attenzione a moderare le quantità. In linea di massima andrebbe mangiato non più di 2/3 volte a settimana, evitando le specie ad alto contenuto di mercurio, PE. Il tonno. Tenendo conto di queste indicazioni e del fatto di eliminare tutti i cibi lavorati e caratterizzati, da un'alta quantità di zuccheri semplici si possono scegliere numerose combinazioni di alimenti. Un altro aspetto importante da considerare riguarda la percentuale di proteine e carboidrati grassi, che deve essere orientativamente pari. A 10%, 34%, 56% per il primo giorno e a 9%, 47%, 44% per i giorni dal secondo al quinto. Una volta terminati i 5 giorni della dietamina a digiuno, bisogna tornare alla propria routine alimentare. Avendo cura di evitare le abbuffate. In forma per l'estate, il caldo è arrivato e sono arrivati i giorni roventi per andare al mare. Con questa dieta sarà semplice tornare in forma.